Chi diceva Barbie veramente è un co super e salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con me Matteo Studio. Oggi faremo un video sugli Oscar che sono stati dati, ovviamente non tutti, magari sull'intera cerimonia ne parleremo in un video dedicato soltanto con me, ma stavolta andiamo con il nostro caro e amato Super Simon 03. Tra l'altro ragazzi, volevo dire due cose, anzi una cosa: mio cugino si chiama Oscar. Partiamo con il video. Una cosa molto importante che è stata detta dal nostro amico ospite Super Simo 03, possiamo partire definitivamente con il video. Ovviamente qui ho i miei cari e grandissimi e amati appunti su per quanto riguarda diciamo le nomination agli Oscar. Vogliamo dire una cosa però: ci vogliamo scusare per queste 3 settimane che non abbiamo portato il video insieme. Ragazzi, questo qui io non volevo riprendere questo discorso. Tra l'altro ci state sentendo pure abbastanza a bassa voce. Anzi, mettiamo a chi che Matteo si scorda sempre di mettere il microfono davanti. Però questa è un'altra storia. Fa parte delle registrazioni, sì, no, delle live, perché sì, non stiamo in live. Comunque sia ragazzi, stavo dicendo, ci scusiamo ovviamente per questo mese che non abbiamo fatto video, ma tra problemi, altri problemi e altri problemi, soprattutto io, lui un po' di più, però, cioè nel senso lui un po' di meno rispetto a me, però io non ho pubblicato video, lui un po' di più ha pubblicato un po' più video, però... Sì, io ho pubblicato, però neanche troppo. Esatto, io proprio zero, allora, perché ragazzi, avevo avuto pure dei problemi io. Comunque sia, lasciatemi piace, iscrivetevi al canale di Matteo Studio e di Super Simo 03. Ma dato che l'intro sta durando troppo, io direi che questo sì, partiamo, possiamo partire con il video, perché queste cose qua le sanno già. Sì, ma loro le sanno. Allora, stavo dicendo, ovviamente tu sai che Oppenheimer ha vinto 7 Oscar. Sì, ne abbiamo parlato, già lo sapevi, quindi sì. Oppenheimer, dato che tu non l'hai visto completamente il film, ma stranamente possiamo parlare di un film che anche lui ha visto, che ne pensi? Allora, non l'ha visto tutto, non ha visto il finale, avrà visto 1 ora e mezza, quasi 2, perché poi dopo è stato interrotto. Allora ragazzi, io devo ammettere che il film ovviamente non l'ho visto tutto, perché vabbè, sì, non l'abbiamo visto tutto. Io sì. Lui sì, io no. Perché ragazzi, lo posso dire? E dillo, tanto lo bippiamo. La scuola mi annoia, detto sincero. Era l'ultima ora, erano le ultime 2 ore. Sì. E quindi non mi andava di fare niente. E sinceramente non ho guardato il film. Ho guardato solo una scena. Ovviamente gli è piaciuta, no, solo per precisare, gli è piaciuta la scena, quella dove lui trova la bomba atomica, no, tutte le cose, eccetera, eccetera. Sì. Cioè, che ci sono tutti quei montaggi con la musica epica, che anche a me è piaciuta molto. Sì, molto bella. E quindi ragazzi, veramente secondo un te bel è giusto? Film, un secondo bel te... film, assolutamente sì, giustissimo. Anche se non ho visto molto. Allora, giustissimo, adesso, bellissimo secondo film. Te, allora, vi volevo dire, allora, Cillian Murphy, che sarebbe Oppenheimer nel film. Ok. Secondo te si merita questo Oscar come il migliore attore? Sì. Migliore attore, perfetto. Mentre Robert Downey Jr., che è Iron Man, ovviamente nel film non era Iron Man, ragazzi, però qui era quel personaggio, per descrivertelo un po', quello un po' vecchio. Sì, me lo ricordo. No. Ha vinto il miglior attore non protagonista. Secondo te ha fatto quello che doveva fare nel film? È stato bravo? Meritatissimo, ragazzi. Meritatissimo. Questo film non l'ho visto neanche io, ma Emma Stone ha vinto come migliore attrice. È stata la migliore il miglior attore donna agli Oscar. Se volete, ragazzi. Io quello che ho visto però del film per cui ha vinto questo Oscar, okay, secondo me è meritatissimo. Cioè, ci sta. Se no, ragazzi, se volete, nel caso Matteo Studio vi andrà anche a vedere questo film e andrà a dire se sì, quando parleremo di tutta la cerimonia, certamente. Assolutamente. Poi? E poi, come ultimo di importanza di questo video, perché poi l'intera cerimonia ne parleremo oggi, parliamo più che altro di Oppenheimer, che è stato, diciamo, protagonista di tutto quanto, diciamo, la premiazione, tutta quanta la cerimonia, e parliamo di Christopher Nolan, che ha visto il miglior regista. Lascio la parola a Matteo.
Allora, Christopher Nolan è il miglior regista di chi? Di Oppenheimer, ovviamente. Okay. Le scene che ha fatto ti sono piaciute? Sì. Soprattutto sì. La scena che ti è piaciuta. Sì, 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 sì. No, ragazzi, quella scena è veramente fantastica. Sì, no, però in fantastica. Generale quando esplode la bomba atomica pure è bellissimo. Sì, sì, sì. Ma a livello di regia, stiamo parlando a livello di regia, non di regia, ma pure di come... Sì, molto bello. Ma ben pure fatto, all'interno sì, del sì. film si sentiva che vinceva gli Oscar, ovviamente. Sì, e sì, io sì. L'ho valutato come miglior film. Chi diceva Barbie, veramente è un co. Super vero, ragazzi. Ecco, vi premo tutto perché sennò poi dopo. Detto questo, ragazzi, dopo mi leggi i minuti di video perché io non ci vedo. 6 minuti e 08, ragazzi. Quindi 7 minuti di video, noi vi concludiamo qui questa atrocità di video. Anche perché anche noi stiamo morendo dal caldo qui dentro perché non si respira. Soprattutto io che ho questa maschera, stiamo parlando, ci abbiamo caldo, stiamo a marzo, è brutto il tempo, è bello il tempo, sbassi di temperatura, ma niente, ma noi non ci lamentiamo, continuiamo a pubblicare e niente, ci salutiamo. Bye bye, bye guys! Bye.